48 Hour Energy. Two of diamonds.
party. It's gone. Just get over it. What do you mean it's gone? How could you have spent our savings? And disturbed just like his father. Look at who he has to look up to. You're drunk again, aren't you? Shut up, man! Shut up! Just keep pushing me like this. I'm leaving. Good. Leave! We'll be fine without you. Abandon us like you've abandoned yourself. Thank you.
Gira la ruota, buonasera. Cos'è, cioè, so cos'è che gira la ruota, ma a cosa è riferito? Allo specchio? O a qualcos'altro? Cosa c'è ancora? Chiavi infinite, bello. Spero torni utile. Cambia canale, tira la leva. Gioca il 7, bello, tira i dadi. Batti due volte le mani. No, aspetta, com'è? Allora, io vado al parco della vittoria. Batto due volte le mani e mi gioco il 7 bello. Niente, non mi sono servite le chiavi infinite. Aiuto. Va bene lo stesso. Che sta andando tutto molto bene, ho tanti modi di salvarmi, però ho una vita sola. Quindi se dovessi prendere per assurdo danno, sarebbe la fine di questa run bellissima. E io ho molti modi per evitarlo, però devo stare veramente attento. Questo pure è buono. Non mi serve. Per ora. Bombe infinite. Sparo tanti buchi neri, questo è il mio unico vantaggio a livello offensivo. A livello difensivo ho un paio di cose che posso fare. Posso procurarmi un lungo periodo di invulnerabilità. Periodo di invulnerabilità che però comunque non è infinito, è solo lungo. Passa dal via, sì. Forza 4. Indovina chi. Però a me anche i giochi di società piacciono. Che è un'altra chiave. Ho questa cracked key, la dovrei utilizzare il prima possibile. Finché non vado out of bounds va benissimo. Quindi la potrei utilizzare già qui. Quello non mi serve. Bene, inutile. L'importante è provarci. Questo è il mio asso nella manica, questa pillola. Dovrei non prenderlo probabilmente per non rischiare. Però cioè, insomma. Come resistere? Bene, chiavi infinite di nuovo. Quella è l'uscita.
Sta succedendo un po' di bordello. Algiz è buono, ma 48 Hour Energy... Beh, potrei fare un banale calcolo... questo mi serviva, meno male che ho continuato a esplorare. Potrei fare un calcolo matematico per vedere quale mi conviene di più, ma sono sicuro che sia 48 Hour Energy. Ma giusto per vedere la differenza lo farei lo stesso. Quasi quasi. Finisco di esplorare il piano prima. Penso che tutto sommato Fruitcake mi stia aiutando non poco. È solo molto più rischioso. Va bene. Allora. Apriamo Microsoft Edge. Quindi Algiz mi dà 20 secondi di invulnerabilità, mentre con questo avrei almeno 2-3 botte da 20 secondi di invulnerabilità, quindi assolutamente meglio questo. Metti che lei ha una leggera congiuntivite. No, aspetta, non... No, questa non me la ricordo della congiuntivite. Posso andare? Sì, posso andare. Tra l'altro c'ho pure i missili che gli potrei sparare. Lo farò, sparerò i missili. Quando scatenerò la mia ira tutta addosso a The Beast, comincerò a sparare missili. Ho preso danno? Ho preso danno da qualcosa. Non avrei dovuto continuare a sparare senza usare il Book of Shadows. Ho rischiato, sono stato stupido, non devo rifarlo. Non devo pensare di potercela fare. Non devo pensarlo mai. No, la zecca no, porca troia, per poco non ho preso la zecca, cazzo. Sarebbe stato veramente un disastro. Ok. Cos'è sta carta? Lo forcia. Ok, so, tipo teletrasportato via un nemico. Fruitcake fa anche questo. Quello non va bene. Sono abbastanza ottimista per questa run, ma sono anche molto molto preoccupato. Cioè, nel senso teso, perché può finire in un attimo, però ha tutte le potenzialità che servono. Oh, sta esplodendo tutto, io non lo so, ma va bene anche così. Ricordiamo i missili. Posso andare, sì. Ah, stai provando a fare un sequence break. Sequence break, non... Non è così facile da ricordare la pronuncia. Sta succedendo un disastro. The Sun. Bene, non mi serve un cazzo, però va bene. Qualcuno di questi è un luck up? No. Ok.
Vabbè che lo vedevo che l'alimento non avevo bisogno di resettarlo, però insomma. Yeah, però no, 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 no. Proviamo ad andare di qui. Perché sto cominciando a pensare di smettere di esplorare e andare subito su. Appena il gioco ce lo permette, mi sa che non ce lo permetterà prestissimo. Abbiamo rimpicciolito e trasformato in una merda. Va bene. Bello. Manca solo tipo soy milk, guarda. Facciamo come una replica dell'ultima run, però meno, cioè più caotica. Belle le rune, purtroppo non possiamo utilizzarne nessuna. Anzuz non aiuta ovviamente. E questa qua non aiuta neanche, ma ce la teniamo lì, magari riusciamo a generare un oggetto. Allora questo mi spingerà a esplorare ancora un po', ma a meno che non mi esca un oggetto tipo da uno di questi, di queste ceste, la vedo un po' dura. Non so dov'è, ma va bene. Tipo, dai, ultima chance. È un oggetto. È un oggetto. Questo comunque mi dà un aumento di statistiche, solo che non so quale mi aumenta. Forse la velocità. Mi piacerebbe le tiers, ma secondo me no. Allora, aspetta. Per non rischiare, facciamo così. Lo black runiamo. Così diventa un aumento di due statistiche, che sono velocità e tiers. Bene, sì. Sì, sì, mi va bene. Velocità e tiers mi va molto bene. Sicuramente è meglio di avere una sola statistica aumentata. Non è esattamente una sequence. Crede si può uccidere con le. Ed è una sequence break se comunque le bombe le dovresti raccogliere dopo, no? È una sequence break che è stata comunque diciamo contemplata dagli sviluppatori. Questo oggetto è un oggetto, sì. Questo è buono. Aumento di danno. Ci abbiamo anche la trasformazione in Mother e la runa di Dagaz che non mi serve. Minchia, speriamo bene, non è un cazzo facile. Un aumento di range. È un cuore d'oro che non possiamo utilizzare. Non è un cazzo facile. Già Dogma non sarà facile. Poi ci sono i cavalieri. Speriamo bene. Non è il primo Metroid con queste cose che comunque sono previste. Cazzo, questo attacco è veramente il male. Per un attimo ho creduto di aver perso l'Elemental, ma non è così. Bene, allora, prima forma andata. La seconda diciamo che è considerabile peggiore. Beh, lo è. In linea di massima. Non mi sta facendo attacchi brutti però, devo dire, per il momento. Cioè mi sta facendo proprio quello che è il più basic che ha. Ok, è andato. Dobbiamo fare The Beast. Però anche se è stato previsto non è comunque la sequenza intesa, diciamo. Semplicemente hanno pensato di fare in modo che si potesse fare, non l'hanno bloccato e anzi hanno pensato di ricompensare. Però credo che sia ancora nella definizione. Va bene, proviamoci, dai. Non se la sta
passando benissimo, manco io, perché mi si è sballato tutto quanto. Mi conviene usarlo il libro, maledizione, è peggio del previsto, perché è troppo caotico, non si capisce più niente. Non so più manco quali sono i miei. Se va bene mi ricarico il libro e non devo stare terrorizzato. Però è molto rischioso quello che sta succedendo. Tra l'altro sono usciti oggetti che non oso nemmeno provare a raccogliere. Purtroppo non posso rischiare senza alimento. Cazzo, non posso proprio rischiare, mi dispiace però. Non è un'idea molto saggia, però se utilizzo i missili magari... Minchia, i missili sono buoni, ok. Si può ancora fare. Devo avere un po' di secondi di scarto, sicuro. Qualche decina di secondi, non tantissimo, però qualche decina di secondi c'è. Speravo di non perdere l'alimento così presto, però comunque va bene. Ok, abbiamo eliminato la prima fase, adesso dobbiamo solo resistere fino alla sua effettiva morte. Ancora lo scudo regge, quindi possiamo essere ottimisti. E dai, completato The Lost, vaffanculo. Angry Soul. Ho completato The Lost, fanculo. È la parte più difficile della parte più facile, l'ho completata. Prima run, tra l'altro. Mi mancano tre personaggi adesso. Uno, due e tre. Ha funzionato. Quello per cui ho lavorato fino a questo momento ha funzionato. Fino a quel momento.